con la U maiuscola, che da 2 anni, forse non sbattendo abbastanza i pugni, avevamo sempre ottenuto: sì, sindaco, ma vediamo, capisce, c'è l'emergenza, no, ma troviamo una soluzione. E come tutti dobbiamo fare la nostra parte in questa situazione gravissima, ma era un dato obiettivo. Calizzano è stato il primo comune in tutta la provincia di Savona per 2 anni nel rapporto percentuale abitanti, ma non di poco, come mi ha insegnato Angelo, per dispersione lo siamo stati. Il comune dopo di noi aveva meno della metà del rapporto percentuale, dati che hanno un significato. Da tutto questo abbiamo ottenuto, e per me le parole valgono ancora, con una stretta di mano, specialmente se sono tra un sindaco, ma non perché sono io, ma perché sono il sindaco, e il prefetto, a che da quel giorno i numeri sarebbero andati a scendere. Cioè, nel momento in cui un ospite non avrebbe più fatto parte di questa struttura, non sarebbe stato sostituito. A 2 mesi questo patto tra gentiluomini, come si diceva un tempo, è stato mantenuto, e viva Dio, e dalla settimana, da pochi giorni dopo, eravamo scesi a 35, poi a 33, adesso siamo a 32 ospiti della struttura, che sono sempre un numero per quella struttura, a parere anche tecnico, non coerente. Non sto parlando del rapporto con il numero di abitanti di Calizzano. E in questo contesto poi sono state prese misure anche con Alessio come presidente della Polisportiva, abbiamo cercato di confrontarci, perché poi nel momento dell'urgenza la prefettura ha assunto anche delle decisioni che hanno portato magari a danneggiare delle posizioni singole di ragazzi che avevano trovato una dimensione dei rapporti, dei collocamenti, anche erano parte, è stato quasi a farlo apposta, non ci saremmo riusciti. Il sabato dopo di quel famoso articolo abbiamo vinto il derby con un gol di uno degli ospiti della struttura. E poi sono state fatte delle cose, è veramente una situazione non facile da gestire, vi assicuro, anche perché il comune non è parte obbligatoria di questa procedura, sono il Ministero degli Interni, la prefettura, la cooperativa che gestisce e il privato. Noi cerchiamo, perché poi da una parte siamo i responsabili, il sindaco è il primo responsabile della salute e della sicurezza, ma tante volte abbiamo in questi anni, in questi mesi, in questi anni saputo cose molto importanti non dal Ministero, dalla prefettura, ma per sentito dire o addirittura dalla cooperativa. Non credo che sia giusto che chi ha il ruolo istituzionale di tutela e di responsabilità debba essere in questa maniera trattato.